bimba di 3 anni lanciata nel vuoto, chiesto l'ergastolo per il compagno della madre. La madre della bimba di 3 anni lanciata nel vuoto ha raccontato quello che è successo. A commettere il delitto è stato il compagno della madre per un motivo insensato, assurdo, illogico. Il suo nome è Mohsine Azhar, un marocchino di 32 anni. La piccola vittima di una tragedia oscura si chiamava Fatima. Il GIP ha convalidato il fermo. L'uomo è stato accusato di omicidio colposo dal pubblico ministero della Procura di Torino ed è stato chiesto l'ergastolo. La mamma di Fatima ha raccontato di aver accompagnato la bimba a casa di Mohsine perché la piccola desiderava dargli il bacio della buonanotte. Mohsine Azhar non sembrava più lui ma il diavolo. Era completamente fuori di testa. Ha strappato dalle braccia della madre la bimba e l'ha lanciata nel vuoto come un pallone. Ha anche minacciato e picchiato la compagna. Il perché di quel gesto assurdo? È difficile credere al motivo che ha spinto l'uomo a lanciare nel vuoto la bimba di 3 anni. Mohsine Azhar ha agito per vendetta nei confronti della sua compagna. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero nella requisitoria, Mohsine ha usato la bimba come un oggetto. Lo scopo era quello di punire sua madre perché lo stava infastidendo. Ha pronunciato una frase prima di commettere il terribile delitto: non uccido te ma tua figlia. Mohsine ha lanciato dal quinto piano una bimba innocente per vendetta nei confronti della madre. Per Mohsine è stato chiesto l'ergastolo. Inizialmente, la madre di Fatima ha descritto la caduta come un tragico incidente, mentre i due stavano giocando, per proteggere il compagno. In seguito, ha ritrattato e raccontato la verità. La donna è vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del compagno. Per Mohsine Azhar il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo. È quantomeno inaccettabile ciò che è successo, non è una persona normale. Gettare nel vuoto una bimba di 3 anni per fare dispetto ad una donna fastidiosa è un gesto degno di un mostro. Che ne pensate di questo assurdo delitto? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.